Buongiorno, oggi facciamo qualche esperimento con la solita strumentazione. Sto facendo delle prove, sono tornato praticamente alle origini, perché nel frattempo io mi sto studiando il brevetto di Marconi, quindi ho scoperto che io ho fatto alcuni errori qui nel ricevitore. Ora il ricevitore l'ho ripulito tutto, praticamente il circuito è tornato, per così dire, alle origini. Qui ce l'ho pure lo schema, eccolo qua. Il circuito è tornato un po' alle origini. Qui, al posto di questo avvolgimento, che sarebbe stato quello del relè pony, ho inserito un LED, come all'inizio. Il LED lo vedete qua. Se io adesso vado e faccio una scintilla con il trasmettitore, eccolo là. Vedete che il LED si è acceso, quindi diciamo il sistema coesore eccetera eccetera funziona, ma non funziona molto bene, e lo possiamo notare se rimandiamo un'altra scarica di onde elettromagnetiche. Ecco, giustamente adesso non l'ha fatto. Comunque sia, praticamente ogni scarica ho appurato che diminuiva la resistenza del coesore. Ma questo tanto ci interessa relativamente. Ma l'esperimento che invece sono andato a fare oggi, perché ho giocato un po', sto costruendo, ma in attesa che mi portano un trasformatore alta tensione, di quelli che si prendono dai vecchi bruciatori a nafta, che non so mai, piano piano si usano sempre di meno. Ho incominciato a fare questo coso tagliando praticamente una vecchia stampella di quelli da lavanderia. Ho fatto questa piccola scala di Giacobbe, non è oggetto del video di oggi, ma sto facendo però degli esperimenti, perché ancora non sono in grado di fare vere scale di Giacobbe. E ho ritirato fuori un vecchio progetto di cui non ho fatto mai il video, ne farò uno fatto meglio, ma una bottiglia di Leida. Questa è una bottiglia di Leida fatta con un barattolo del tonno e con un testo praticamente di quelli di alluminio che trovate in casa. Ho fatto un'armatura esterna e l'armatura interna. L'armatura interna è bella, no? Fatta bene. Quella esterna l'ho fatta stamattina al volo con un po' di nastro isolante, così, però l'armatura funziona. La cosa interessante è stata quella di mettere in parallelo questa bottiglia di Leida allo spinterometro. Se la metto in parallelo, qui dovrà apparire il classico avvertimento, il segnale del pericolo, perché con la bottiglia di Leida poi veramente ci si pigliano delle scariche che potrebbero essere anche letali. Uno lo sa una volta che l'ha presa la scarica. Ora io non vorrei coprire il LED, però se io attacco la bottiglia di Leida allo spinterometro, succede che le scariche sono molto più vivaci. Inclino anche un po' lo spinterometro in maniera tale che vedrete la scarica, ma noterete un altro effetto. Manco per il cazzo. Vedete che il LED varia di luminosità ad ogni volta che... Guardate che sberle di... Ho spento anche le luci in parte perché... per far vedere meglio. Io sto facendo esperimenti a casaccio, quindi il video viene anche con le figuracce, giustamente, perché io non sono... Tac! Ok. Adesso andiamo a allontanarlo un po', vediamo un po', cioè io volevo fare questa prova se mettendo una bottiglia di Leida, che fa parte degli esperimenti, soprattutto di Lodge, vediamo un po' che succede. Il LED si vede ancora, io ho questo casino in laboratorio, è una cosa allucinante, ecco qua, veramente allucinante. Ecco, laggiù già questo quesore non sente più. Non sente più perché non è un buon quesore. L'abbiamo fatto un po' così alla chimichella. Però se andiamo a mettere... Io qui ho una presa di terra, perché qui nel laboratorio ho anche
l'apparecchio che fa la scarica della recinzione, perché io ho i cani saltano fuori, quindi su tutta la recinzione è stato messo la scarica, quella tipica per contenimento anche delle mucche, però è stato comprato quello apposta per i cani, che ha una tensione più bassa. E praticamente io adesso, siccome ho la presa di terra, mi sono fatto una presa qui al bancone di terra, la metto qui, che è la terra del mio ricevitore a coesore. Se trovo l'altro cavetto, l'ho provato, faccio finta di fare un'antenna. Marconi sul suo brevetto dice che se un coesore è fatto bene, cioè anche proprio, perché veramente nel suo brevetto Marconi è veramente dettagliato, cioè veramente generoso di notizie. Siccome lui ha studiato tantissimo il coesore, ci ha fatto una marea di prove sopra, perché era l'unico strumento che aveva per ricevere, per rivelare, l'unico rivelatore di onde elettromagnetiche, lui è praticamente in questo brevetto lo ha veramente dettagliato tantissimo, tanto da poter permettere a tutti di replicarlo, nel brevetto che ha depositato in Inghilterra. Allora, ecco, adesso ho fatto tipo l'antenna, quella di Marconi, vediamo un po', nel senso, io parlo ma voi mica vedete, eh? Cosa è successo? Abbiamo rivelato altre onde elettromagnetiche. Si è acceso. Ovviamente questo, il mondo di oggi non è quello del 1896, dove non c'erano le onde elettromagnetiche. Oramai ne abbiamo a scatafascio, siamo completamente immersi, e quindi non so per quale motivo il LED si è acceso. Si vede poco, però si è acceso. Andiamo a resettare. Ok. Allora, io ho preso questo filo, l'ho attaccato al, eccolo lì, preso quest'altro e l'ho attaccato alla presa di massa che mi sono fatto qui di terra, anzi scusate, che mi sono fatto qui nel laboratorio. Torno a mettere, qui c'è pure l'avvitatore, spegniamo il saldatore che non mi serve più. Ok, adesso finisce il mal di mare, eh? Ok, cerchiamo di andare là. Allora, la bottiglia di LED è ancora attaccata, eh? Vediamo che mettendo l'antenna cosa succede. Eccolo là, visto? L'appoggio qua. Resetto il coesore. Stacco l'antenna. Vediamo che succede, eh? Dicevamo di Marconi che praticamente ci dice come provare un coesore, e addirittura ci dà anche le dimensioni e i materiali per farlo, una polvere di nichel e argento addirittura. Poi sarà oggetto di un video a parte, eh? Ecco qua, comunque l'ha rivelato. Adesso proviamo senza terra, vediamo che succede. E dice che praticamente il coesore funziona bene se va in conduzione a 2 metri circa, senza nulla, da una qualsiasi scarica. Ecco qua, vedete, non ho attaccato a terra, già attacca a non funzionare più bene. Poi riattacchiamo la terra. Pensate che Marconi ci ha passato un anno intero a fare queste prove, eh? Ecco qua. Ci ha passato veramente un anno intero della sua vita, quindi consideriamo che essa poco dal 1894 al 1895, quando è riuscito realmente a far funzionare la cosa. Poi nel 1896 pare che ha migliorato ulteriormente. Attacchiamo anche l'antenna. Lo scarichiamo. Vedete, conduce ancora un pochettino, non si è proprio, ecco, adesso si è proprio resettato. Boom.
L'altra cosa che può succedere, che Marconi ci segnala, è di fare attenzione al decoesore, perché l'elettromagnete del decoesore nel momento in cui attacca comunque sia genera una extra corrente che potrebbe indurre il coesore alla conduzione, perché sta vicino. L'altra cosa che invece Marconi ci consiglia è il discorso delle impedenze. Lui ci dice che le impedenze sia dell'elettromagnete del Pereponi sia quella dell'elettromagnete del decoesore dovrebbero essere uguali. Lui ci consiglia circa 1000 ohm ed ecco per questo motivo che a me non funzionava bene, perché io sono sugli elettromagneti che ho fatto, sto sull'ordine degli ohm addirittura. Anche il relay galvanometrico che ho usato, che ho bruciato, vi ricorderete, aveva un'impedenza molto bassa in realtà, con tutto il relay galvanometrico, ma quello è stato fatto per altri scopi, non l'abbiamo utilizzato qui. Per farlo funzionare bene, diciamo, basterebbe addirittura, visto che io ci ho attaccato un LED, un fotoaccoppiatore, no? Cioè un LED che mi fa attaccare un transistor che poi a sua volta mi fa funzionare il decoesore. Però in realtà non è quello che voglio io, perché io vorrei ricreare l'esperimento così come lo fece lui allora. Certo, quello del Relay Pony è un macigno impressionante. E per vedrete un video a breve, anzi in realtà già lo vedete sul sito perché è già in programmazione, ma chiaramente dovendo essere poi collaudato questo discorso qua l'ho rimandata la pubblicazione. Ho cercato di fare un relay pony utilizzando un hard disk. Da questo hard disk ho tolto il disco e utilizzerò praticamente il gruppo delle testine, che è in realtà un galvanometro, e per fare tra massa e questo relè il circuito per poi alimentare il decoesore. Questo è quello che vorrei fare, ma non è detto che funzionerà. Questo è fantastico. Dovrei fare un video ad hoc sul discorso dell'hard disk, perché è veramente fantastico. Questo praticamente funziona proprio come un volmetro, né più né meno, e praticamente in base alla tensione che applichiamo lui si muove. Pensate quanto deve essere precisa la tensione applicata a questo qui che muove il gruppo testine, che adesso ho sfasciato tutto, non ci sono più le testine. A parte che le testine non si vedono, sono microscopiche, ci vuole il microscopio veramente per vederle, eh? È incredibile. Una tecnologia che funziona ancora oggi, ma piano piano andrà a sparire perché sarà sostituita con gli SSD. Io quando parlo degli hard disk o quando li guardo non so se è una sofferenza o cosa, perché io ho visto, questo è da 128 GB, era rotto ovviamente. Io nel 1990, lavorando su un elaboratore della Digital Equipment, che non c'è più la Digital, montavo un hard disk da 1 GB, nuovo, pesava 96 kg, lo abbiamo messo dentro il cabinet in 4 e ci siamo ammazzati, perché 96 kg diviso 4 comunque erano sempre bei 25 kg di ferro, di alluminio pieno, diciamo. Bene. Mi sto dilungando troppo. Un'altra scarichetta? Bene. Ora facciamo un'altra provettina togliendolo. Vediamo un po' che succede. Prima di toglierla scarico, perché ritorno al discorso di prima, perché la sberla che potrei prendere con una bottiglia di Leida che troverete praticamente narrata in decine di video su YouTube, ma prima o poi, visto che io comunque sia mi sono avviato sul discorso anche dell'elettrostatico, ho dei lavori in corso, già ho fatto l'elettrometro, quindi ne parleremo. Ok, rifacciamo la scarica senza la bottiglia di Leida, vedrete che la
il LED qui, scusate, lo spinto robotometro farà una scarica più lieve, però funziona, vedi, con la, perché c'è l'antenna, con l'antenna funziona sempre. Bene. Allora, ho attaccato praticamente questo coso. Ho fatto anche già delle prove, ma praticamente non funziona. Vi faccio vedere che, non so se si vede da... Però la sensazione sarebbe buono come decoesore questo, va. Allora, se io lo metto praticamente in parallelo a questo LED, la fantomatica scarica, come vedete non è successo nulla. Non solo non si è nemmeno acceso il LED, se io vado a toccare adesso qui mi accorgo che in realtà attaccherebbe, vedete, ecco qua. Però non arma quando arriva la scarica, quindi non va bene. Se lo stacco, purtroppo la quantità di, guardate, si aumenta piano piano. Questa è la riprova dell'inaffidabilità fondamentalmente del decoratore. Quindi diciamo che il video, questo qui lo manderò lo stesso online, quello su questo coso qua va bene, perché io ritengo opportuno mettere, per me sono più importanti gli esperimenti falliti che quelli che ci hanno successo, perché poi veramente a volte sembra pure che sia tutto finto, no? Invece no, perché poi sono con i fallimenti che si cresce, non con... Io qui ci sto giocando poco con queste cose qua, ma invece pensate quanto ci ha giocato Marconi. Vabbè, è arrivato il mezzogiorno del martedì, da mangiare i cani e a casa. Eppure per questa settimana la chiudiamo qua. Ciao a tutti!